già prima del periodo del Covid eravamo in una situazione delicatissima. Dobbiamo rilanciarlo attraverso i motori di sviluppo più importanti, che sono innanzitutto il marmo, e quindi fare un patto con questo mondo, un mondo che ha una ricchezza importante, e bisogna trovare la maniera per ridistribuire questa ricchezza a una comunità che sta soffrendo. Inoltre anche dobbiamo fare un patto con le istituzioni sulle aree che sono aree industriali importanti, di grandi dimensioni, con infrastrutturazione e anche con lo sbocco al mare e col porto. Dobbiamo cercare di ritornare ad essere area di crisi e fare degli investimenti importanti per rendere appetibilità alle imprese che possono venire a investire su questo territorio. Noi dobbiamo fare in modo che questo settore debba essere in sicurezza, perché non possiamo assolutamente come territorio fare a meno di questa grande opportunità che negli anni ci ha permesso di essere un serbatoio occupazionale che ha interessato migliaia e migliaia di lavoratori. Tutti insieme, istituzioni, associazioni datoriali e sindacali, dobbiamo fare un patto per creare le possibilità che vengano i turisti per godersi il nostro territorio. Stanno lottando con molta determinazione e un alto senso di responsabilità. Vantano un credito di circa 20 milioni nei confronti di ArcelorMittal, e in più con il Covid hanno e stanno subendo la crisi che è subentrata anche con l'arretramento della produzione dell'acciaio. Siamo in contatto con la FIOM, che è la categoria che sta assumendosi in prima persona questa vertenza, e confidiamo nel poter dare ai lavoratori delle buone prospettive, perché ce n'è bisogno assolutamente, non possiamo in questo territorio perdere neanche un posto di lavoro. Abbiamo diversi problemi, abbiamo bisogno di edifici sicuri e abbiamo bisogno anche di organici per poter fare delle classi non pollaio di 30-32 alunni, ma di 20 alunni. Abbiamo raccolto migliaia e migliaia di firme da parte di insegnanti, studenti e genitori. Questa è una battaglia di civiltà per tutto il territorio che noi come CGL porteremo avanti in prima linea.